responsabile del WWF regionale e che è nota in Umbria per le sue battaglie a favore dei comitati che in varie parti dall'Alto Tevere fino al sud della regione si battono a favore dell'ecologismo e contro, diciamo, fenomeni di inquinamento di varia natura. Prego lei. Grazie. Sono onorata di essere qui come vicepresidente del WWF Perugia e rappresentante anche in via eccezionale oggi del WWF Umbria. Ma non solo, porto anche la voce di quei numerosi comitati che si sono ormai costituiti in tutti i comuni dell'Umbria e torno a ripetere anche qui che ogni comitato spontaneo che nasce vuol dire che c'è un problema ambientale da affrontare e quindi il nostro appello come WWF ma anche come presidente incaricata in questa occasione dal comitato Salute Ambiente di Calzolaro Tresti in Alto Tevere Sud, che sta affrontando una battaglia sempre in tema di rifiuti. Il nostro appello è appunto alla Regione, è all'ARPA, è all'ASL e ai vari comuni che devono avere massima attenzione quando si deve autorizzare un impianto inquinante, impattante, perché l'Umbria è incompatibile con un'impiantistica purtroppo sempre più diffusa che punta sui rifiuti. Parlo sia delle discariche ma anche come per quanto riguarda gli inceneritori, perché come WWF noi riteniamo che la soluzione dello smaltimento dei rifiuti e del superamento dell'emergenza non è né bruciare e né conferire in discarica, ma è puntare, investire su nuove tecnologie che garantiscano, che massimizzino quella che è la differenziata e quello che è il riciclo, cioè il recupero del rifiuto, la messa in circolazione, ma partendo anche da una educazione che deve essere rivolta agli stessi produttori, alle imprese, perché non possono, il legislatore non può solo avere di mira il consumatore, solo il contribuente, l'ultimo della filiera produttiva, ma anche le multinazionali, quelle imprese che immettono nel mercato prodotti che devono avere, ci auguriamo, sempre un minor quantitativo di rifiuto da smaltire. Quindi manca l'educazione, mi sento di dire che in questa regione manca anche un senso civico proprio di tutela dell'ambiente, perché poi tutelare l'ambiente significa tutelare la salute, ma significa anche tutelare la nostra economia, perché in un territorio così si vive prevalentemente sul turismo, così come nella gran parte dell'Umbria.